Il Soverato Davoli conquista 3 punti importanti in casa contro un ostico Real Mileto, mister Ernesto Greco. Un esordio interno in panchina importante e bagnato dalla vittoria. Certo, non è stata facile perché è stata fatta una partita molto maschia. Il campo non ci ha aiutato né a noi né a loro, perché chi ha avuto più forza nelle gambe ha messo la palla dentro. Hanno tentato loro il pareggio invano perché ci siamo chiusi bene dietro al riccio e abbiamo portato a casa questi 3 punti. Primi punti fondamentali, che ritengo la squadra viva e partecipa al campionato di prima categoria. Quindi la cura Greco funziona, a questo punto anche un buon Lombardo che nel finale ha tolto una palla dal 7. Abbiamo 2 giocatori importanti, sono Valente, nulla togliere agli altri, e Gianmarco, che è Lombardo, che è di categoria superiore. Quindi c'è speranza, i tifosi assiepati hanno applaudito un Soverato che ha giocato in ripartenza ed è stato cinico al momento giusto. Diciamo che abbiamo avuto qualche problema un po' al centrocampo al primo tempo, perché abbiamo avuto uno dei mediani a metà dell'opera, diciamo, perché non era pronto, però un buon auspicio in casa. E soprattutto contro un Real Mileto che, a dispetto della classifica, non è affatto una squadra facile da affrontare. Non mi sembra, perché ha fatto 3 partite ultime, 7 punti, di cui ha vinto col Chiaravalle, squadre che erano importanti per la promozione. Siamo addirittura entrati all'interno della squadra che ha vinto e abbiamo trovato che mentre lo festeggiavano i compagni, quel vecchio bucaniere dell'area di rigore che risponde al nome di Nicola Valente. Non vogliamo disturbarlo perché si sta riprendendo dopo lo sforzo, però volevamo la descrizione di un cross al bacio e Nicola Valente era lì di testa a mettere dentro il gol della vittoria. Sono cose che capitano. Ma a Nicola Valente capitano spesso. Questo Soverato ha bisogno di un centravanti così. Ha bisogno di tutta la squadra, non di un centravanti. Quindi cerchiamo di metterci in corsa per salvarci. 3 punti importanti, targati Lombardo, Valente e tanti giovani che corrono anche per voi. Sicuramente, anche Andrea Acchio col cross che ha fatto mi ha fatto segnare. Anzi, sognare. Sogna Valente, sogna tutta la squadra e noi ringraziamo il Soverato che ci ospita all'interno del suo sacro spogliatoio. In bocca al lupo. Arrivederci. Abbiamo visto sul campo del Baldassarre Sinopoli un bel Real Mileto che ricorda anche mister Mario Spina quando da giocatore dava battaglia col numero 10 sulle spalle. Lo ringraziamo innanzitutto per la disponibilità. È difficile parlare dopo una sconfitta che ha visto a volte il pallino del gioco anche in mano al Real Mileto. Ha detto tutto già lei. A me dispiace solamente perché per come è andata la partita, però purtroppo il calcio è anche questo. Puoi attaccare quanto vuoi, però alla fine abbiamo fatto 8 azioni da gol limpide e poi ci ritroviamo con solo 2 azioni, una nel primo e una nel secondo tempo, palle da fermo, prendiamo 2 gol. Il calcio è questo, tipo, sicuramente è la squadra che è una squadra giovane e quindi stiamo pagando questo scotto di questa squadra giovane. E comunque una bella partita che ha divertito il folto pubblico, si è giocato a calcio, forse ecco il Soverato più cinico. Molto più cinico, certo Valente non lo scopro io, è sempre un giocatore di esperienza che ha giocato pure in altre categorie, quindi ci sta. E invece noi abbiamo pagato, ripeto, sempre questo fatto di essere giovani, però ora sono stufo di dire sempre che siamo una squadra giovane, ma mi dispiace, dobbiamo andare avanti.